Non ha accettato? Ah! Brava! Come va? Vedete? Potrei stare un pochino meglio, dai. Certo. Un'ora fa mi hai detto sono a Roma. Io ero qui oggi, avevo tutto fatto. Ma scusami, sono a Roma. Dove sei? Con chi? Sono a casa con i miei genitori, infatti perdonami se non ti ho avvisato prima. Però giuro che è stato tutto all'ultimo, quindi ho detto, vabbè, poi glielo dirò e mi è passato demente, scusa. Scusa un cazzo. Che devo fare? Scusami. Giuro, ci ho avuto 8 miliardi di cose da fare, quindi non ci ho pensato. Poi quando stavo sul treno ho detto. No, io tra 8 miliardi di cose, io penso anche a te. Oh, fratello. Su questo avrei qualcosa da ridire, però oggi ho sbagliato, è vero. Però non mi insultate. No, insultatela invece! Bravi ragazzi! Bravi! No, complimenti! No, io non ho niente da dire. Scusati con la chat che oggi purtroppo non potranno vedere la live per colpa tua, non ci vedranno. Allora aspetta, innanzitutto mi scuso anche con la chat, è vero, scusate a tutti, però posso farmi perdonare con qualcosa? Cioè c'è una piccola probabilità che tu mi possa perdonare? Piccola, piccola sì. Io in questi giorni che sono stata un po' assente con te, no? Che abbiamo un po' litigato, lo sai, no? Ho pensato a una cosa che so che ti potrebbe piacere per farmi anche perdonare. E quindi ho deciso di regalarti un viaggio. Tra poco partiamo, se tu vuoi, ovviamente. Io te? Ti va? Vabbè, dov'è una sorpresa? No, non te lo posso dire. Però è una bellissima meta, bellissima, te lo giuro. Ma paghi te? L'ho preso i biglietti. Mi hai Giuro, sono perdonato? emozionato. Sono contenta che tu hai Oh. piaciuto questa sorpresa. Ma quando partiamo? E tra 2 giorni. Domenica? Sì. Eh no, è una sorpresa. Quando arriveremo a Malpensa, allora lì vedrai. È il primo nostro È viaggio. bellissimo il posto, te lo giuro, non è che mi sono impegnata. Di più. Cioè, No, non ci credo. contento? Sì. Comunque, aspetta un secondo, perché volevo fare un grande passo. Quali sono i passi? Chi è? È caruccio! Lui è mio papà. Cazzo! Porca puttana, scusa! Salve! Oh, salve! Salve, salve. Senti, Roscio, noi a Roma famo sempre una battuta che te la faccio pure a te stasera. Ti dico, a Roscio, passa domani che oggi è moscio. È una battuta, non tavia, eh. Non la pinta tu. L'hai fatto Ma piangere. stai piangendo? Dai, non, dai, non piangere. Non piangere, Ruscio. Guarda come piange.
dovresti essere contento che ti ho fatto conoscere papà, hai conosciuto anche mamma. Certo, certo. Comunque passa molto bene sua figlia. Mamma mia, se te chiappo te torci le orecchie. Se te chiappo rosso, non lo dovevi dire, ma venga a Milano a trovarti, non ti preoccupare. Va. Bellissimo, bellissimo uomo, tra l'altro. Grazie. Grazie. Attento, sì. Ruccio. Vabbè, ti saluto, Ruccio. Buona serata. Ciao. Buona serata. Ciao. Mamma mia, grazie, Marti. Hai visto sul cazzo tuo padre? No, è proprio un po' così, devi saperlo prendere. Oh, va bene. Vabbè, quindi partiamo fra 2 giorni? Sì. Posso darti un piccolo spoiler? Piccolissimo? Portati i costumi. Io ho già fatto shopping da The Zenith con nuovi costumini belli. Mamma mia, non dovrò dividerti il culo. Saluto papà Maurizio. Comunque, vabbè, indipendentemente da questo, Marti... Anche io sono Perché? Perché l'hai chiamato Maurizio? Come si chiama? Mauro! Ha sbagliato! Perché assomiglia a Maurizio Sarri! Anche? Vero, si chiama Maurizio Sarri? Ciao, si chiama Mauro, però tutti lo chiamano ogni tanto Maurizio perché assomiglia a Maurizio... Oh! No, scusa, forza Lazio sempre. No, comunque, io vado a prendere gli slippini adesso e ci vediamo lì, non so dove. Girami le robe, grazie allora, mille. Ci sentiamo dopo. È l'ultimo. Ciao Marti. Ciao, buona serata. Ciao Marti. Ma vieni, che emozione, grande Gilbert. Comunque ragazzi, cosa posso dirvi? Non me l'aspettavo che mi regalasse, è la prima volta che la ragazza mi regala qualcosa. Infatti sono emozionato, non sembra. Però viaggerò nelle storie a sto punto, ragazzi, seguitemi tutti, perché ci seguite già se avete visto sta roba. Però ci aggiorniamo nelle storie, ragazzi.